Up, è uscito il nuovo album di Noemi, si chiama Rosso Noemi, lei è qui con noi. Ciao Noemi, benvenuta a questo GRC. Ciao a tutti, ciao. Posso dire no, perché qua sta succedendo di tutto. Posso dire una cosa, prima di tutto, così, è di una solarità questa ragazza. Sì. Che, veramente, grazie innanzitutto per essere rimasta così. Ehi. Perché è importante, secondo me, anche da parte nostra, no? Chi si ritrova poi a intervistare gli artisti, è bello vedere che poi una persona rimane così, c'è cioè sì. Questo sorriso così bello. Allora, Noemi, Rosso Noemi, partirei da questa copertina strepitosa. Ci ho lavorato un po'. Immagino, dai, spiegacela un po', un ritratto bellissimo. Sì, è una copertina, poi insomma ho scelto questa foto, sembra molto, insomma, sembra quasi iconica, no? Sì, Suor Maria. Sì, sì. Però era quello il senso, no? Il senso della copertina è che doveva descrivere l'album, doveva descrivere me. E siccome le copertine ultimamente le vedo, però sono, si somigliano tutti, ci tenevo invece a fare una cosa un po' che recuperasse dal passato, insomma, no? E quindi è una copertina dove ci sono io, ci sono i miei capelli rossi, e in mezzo ai capelli ci sono un sacco di simboli che mi descrivono. Poi il senso di questo tipo di immagine è che quando tu pubblichi una cosa, poi non è più tua, insomma, le persone ci vedono quello che vogliono. Certo. E in ogni cosa, ognuno di noi, in ogni cosa che io ho messo nei capelli, ognuno di noi può vederci quello che vuole, insomma, a prescindere dai miei significati. Ci sono tutte cose tue che ti passano per la testa. C'è pure X Factor! No, cioè, veramente? Sì, c'è il televisore. C'è il televisore con la ragazza che canta dentro. Okay. Direi che comunque, vabbè, è ovvio poi ricordare anche X Factor, però ti sei, secondo me, proprio, cioè ormai sei Noemi, nel senso che ormai te lo sei un po', insomma, scucito di dosso. Sì, no, ma io guarda, per esempio non ho problemi di, no, di per forza sentirsi omologati a un tipo di programma, però è bello perché io mi sono molto divertita di X Factor, mi ha dato una grande possibilità, delle volte è bello però anche che le altre persone ti diano la possibilità di andare avanti, e quindi speriamo. Assolutamente. Senti, è uscito il 22 marzo, appunto, Rosso Noemi, il tuo secondo album, ci sono delle collaborazioni... Sì. Fantastiche, yeah. Me ne parli, vabbè, a parte Vasco che ormai penso che sei svenuta. Sì, ma io poi ho aperto Vasco qua a Torino. Sì, io c'ero, io ti ho visto. Andata, Top, veramente, meravigliosa. Mi tirassero delle bottiglie, invece no, perché anzi, il pubblico torinese... Le cantavamo tutti, Sì, è vero, mi è piaciuta tanto, ecco. Questa cosa, insomma, mi sono sentita proprio parte della famiglia. Io poi sono fan di Vasco, quindi della combriccola del Blasco. Ma è stato emozionante. Vederti lì e poi sapere di questa collaborazione, sì. Sentire questa canzone, veramente, wow. Ci parli poi anche delle altre collaborazioni di questo disco? Guarda, sì, io poi questo disco l'ho curato personalmente, sì, poi certo. Ho avuto la possibilità di lavorarci con Corrado Rustici, ma a parte una persona fantastica, ma un grande musicista, un produttore molto sensibile alla personalità delle persone con cui ha a che fare, insomma, e ho chiamato tutti personalmente, Zampaglione, Pacifico, Caballà, Diego Mancino, che lui fa parte dell'underground milanese, però è un bravissimo, veramente un bravissimo autore. Ho scritto molto, ho scritto anche con la mia band, per esempio Up, sì, è nata con la mia, sì, band, sì. E io inviavo questi file a San Francisco a Corrado, che ne ha tirato fuori delle cose fantastiche. Ho voluto fare questo lavoro con grande trasparenza, io, e poi faccio solo quello che mi pare, cioè questo. No, vabbè, non è perché non ci riesco a fare cose che non mi piacciono. Allora, siccome poi stimo molto le persone che mi seguono, allora c'è anche un po' un'ansia da prestazione. Non ti preoccupare, è tutto perfetto, quadra tutto. Senti, ci ascoltiamo Odio tutti i cantanti, che sì. È una delle canzoni che mi ha colpito di più. Sono bellissime tutte, ma questa veramente è particolare. Tra poco ce ne parli. Noemi, Odio tutti i cantanti su GRP. E hanno deciso di scrivere una canzone per me. Io devo dire che non ci credevo molto, nel senso che sai, quando ti dicono le cose poi perché si avverino, no? Ci vuole sempre quel... E invece questa cosa si è avverata e poi ho conosciuto pure Vasco, insomma, ed è una persona fighissima. Estremamente, non ha per niente la percezione di essere Vasco Rossi. No, La politica di Vasco Rossi, l'influenza. Però è fighissimo, naturale. E mi è capitato,
insomma, ho sentito delle sue canzoni, mi ha fatto sentire. E lui è figo perché mette il CD, poi te la canta da dietro la sua scrivania ed è fomentatissimo e ti fa un concerto da dietro la scrivania. Che fortuna, Noemi, che, veramente, ti sto invidiando tantissimo. No, e poi è proprio easy. Io avevo paura di uscirne delusa da questo incontro. No, è scritta, no. Veramente ti calza a pennello. Tra l'altro anche colonna sonora di Femmine contro Maschi, sì. Il video in 3D bellissimo. Sì, ha superato il 1,5 milioni di visualizzazioni. E insomma, va. Diciamo che sono proprio contenta. Diciamo che hai tutte le ragioni per essere contenta e soprattutto te lo meriti, perché veramente, io ti dico, mi sono emozionata molto vedendoti sul palco di Vasco e ho detto caspita, sono veramente contenta che tu sia qui. Grandissima Noemi, grazie mille per essere passata da qua. Quando sei a Torino sai che qui puoi venire tranquillamente. Grazie. Rosso, grazie. Noemi, noi continuiamo a sentire Noemi, adesso c'è vuoto a perdere. Grazie Noemi, a presto. Grazie.